sui 10 milioni di titoli più o meno che gravitano sul nostro paese, circa 4 milioni e 700 mila titoli beneficeranno di un piccolo aumento e circa 700-800 mila titoli invece subiranno una riduzione piuttosto significativa. I titoli sono ovviamente agganciati nel nostro paese a quella che è la storicità dei valori che erano legati, diciamo, ai valori pre-riforma prima del 1992, quindi è chiaro che i settori che dovrebbero risentirne di più sono in particolare il settore della zootecnia, il settore dell'olivicoltura, alcuni settori come il tabacco, mentre invece a, diciamo, beneficiarne dovrebbero essere settori di nuovo ingresso nella politica agricola comune, in particolare nell'ambito dei pagamenti diretti come l'ortofrutta e il vino. Diciamo che ovviamente una stima precisa non può essere fatta, perché non conosciamo le scelte che sono state fatte dagli agricoltori dal 2003 in poi, perché diciamo questa redistribuzione è un'operazione che comincia da lontano, è un'operazione molto lenta che adesso sta giungendo al suo culmine e comunque da qui al 2027 non avremo tutti gli agricoltori che avranno lo stesso valore dei loro titoli, ma ci sarà una procedura di convergenza che porterà ad avere il valore di tutti i titoli pari almeno all'85% della media nazionale. Questo comporterà sicuramente una ridistribuzione molto ampia delle risorse, comporterà sicuramente degli scompensi in alcuni settori, ripeto, in particolare zootecnia e olivicoltura, però è anche vero che c'è poi una parte di premio, il cosiddetto premio accoppiato, in cui lo Stato membro può fare delle scelte anche in ottica compensativa rispetto ai settori che perdono maggiormente. Si disegna un'agricoltura che sta nell'ambito di quella che è la strategia del Green Deal e del Farm to Fork, ossia l'agricoltore è sempre meno premiato per i suoi comportamenti produttivi e sempre più premiato per i suoi comportamenti ambientali. Quindi l'idea è quella di una politica agricola che vada a compensare i servizi collettivi che l'agricoltore fornisce ai cittadini. Ed è per questo che abbiamo una grossa rilevanza del biologico, una grossa rilevanza dei cosiddetti ecoschemi, una grossa rilevanza anche di quella che è l'agricoltura che viene praticata nelle aree cosiddette marginali, di montagna. I contadini, a me non piace molto questa parola, preferisco agricoltori, come custodi del territorio e come, diciamo, parte essenziale di una visione territoriale che mette al centro la sostenibilità, che è una sostenibilità ambientale e anche una sostenibilità sociale, perché poi all'interno di questa politica agricola una parte degli ecoschemi e una parte anche degli investimenti sullo sviluppo rurale sono per esempio dedicati al benessere animale, che è un altro dei temi, e alla riduzione degli antimicrobici, che è un altro dei temi, diciamo, fondanti del Farm to Fork e del Green Deal.